Buonasera a tutti, amici, amiche, e con vivo e vibrante soddisfazione. No, scherzo. Buon anno a tutti, spero che il Capodanno e la festa della Befana, insomma, queste feste in generale vi siano state lievi. Perché da quest'anno, dal 2012, sappiate che verranno bandite anche tutte le feste perché non ci saranno più soldi per poter festeggiare, quindi cazzo festeggi. Niente. Quindi si dice anno nuovo, vita nuova, coi cazzo. È sempre uguale, siamo sempre punto a capo, è cambiato tutto per non cambiare nulla. Dice, ma ora abbiamo un governo un pochettino più sobrio, un pochettino più serio, con la schiena dritta. È vero, effettivamente le persone che formano il governo hanno un'impronta leggermente più seria dei loro predecessori, intendiamoci. Perché dopo 20 anni di governo Berlusconi e di... alternata all'opposizione, chiaramente, o dopo 20 anni di opposizione di sinistra che ce la invidiano anche in Mongolia, che non c'è, qualsiasi figura leggermente più seria farebbe rinfrancare lo spirito a chiunque, ci mancherebbe. Ma sappiate che non basta. Non basta cambiare classe dirigente per cambiare il paese. Per cambiare il paese bisogna cambiare il paese, la mentalità del paese, quindi la nostra mentalità. Perché vi dico che non è cambiato tutto? Che è cambiato tutto, scusate, per non cambiare niente. Perché toh, guarda, poi uno dice, parte, fermiamoci un attimo sulla mentalità degli italiani e delle persone che hanno potere in genere. Sono state mandate le ispezioni, no? Della Guardia di Finanza, a Cortina. Tutti scandalizzati. È un attacco, no, è una criminalizzazione della ricchezza, ha detto la senta anche, perché criminalizzare le... Ma che cazzo dici? Sono controlli, la finanza che deve fare se non controllare? Si chiama polizia tributaria? Abbi pazienza. Bisognerebbe stupirsi del contrario, quando la finanza non controlla. Ecco qual è un aspetto della mentalità italiana che dobbiamo cambiare. Questa è... Cioè, perché pare quasi... In questi 20 anni, che se rispetti la legge sei un coglione. Però, allora, una persona dice, effettivamente se rispetti la legge sei un coglione, no? Allora, la persona che è sempre stata per bene dice, sai che lo fanno tutti, provo anch'io a delinquere. Quella viene beccata subito, arrestata. Dice, era meglio se mi ero fatto cazzi miei se continuavo a fare come avevo sempre fatto. Vedi che il crimine non paga? Però... Non paga per chi non ha i mezzi, intendiamoci, che ci sono certi criminali che ancora oggi dovrebbero essere in galera, invece sono in Parlamento. Anche questo fatto, che dice è cambiato il governo, sì, ma il Parlamento è lo stesso, signori. Non è che in Parlamento ci sono le fate turchine e Biancaneve e i 7 nani, vabbè, qualche nano c'è, non sono 7. In Parlamento ci sono le stesse persone che per 20 anni hanno governato questo paese, portandolo allo sfascio. Ricordiamocelo. Quest'anno ci saranno le votazioni. Vediamo se il popolo italiano è diventato leggermente più saggio. Più saggio. Non voglio dire ravveduto, saggio. Leggermente. Invece, la vedo buia. Comunque, vi dico, guardate, il sotto... Ah, ce l'ho scritto qui. È qui. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'editoria, il professor Carlo Malenconico... Malenconico, uno che non ride... Ah, vabbè, sono battutacce facili. Lui non ha commesso, diciamo, niente di male, però risulta che ha frequentato un albergo di lusso sull'Argentario, di lusso, non so, fosse costato anche 100 euro al giorno, ma credo anche qualcosina di più. Comunque, magari ci è rimasto 3 o 4 giorni, sono sempre 400-500 euro da pagare, no? Alla fin fine, tra spese del bar, minibar, eh? È andato via e nessuno gli ha chiesto niente. Che dice, giustamente anche lui si sarà chiesto, ma io sto andando via. Qui ci avanzano qualche 1.000 euro di conto, però nessuno mi sta dicendo nulla. Cazzo, non me frega. Andiamo, autista. E va bene. Che doveva fare? È uscito che chi è che gli ha pagato il conto? Anche a lui, a sua insaputa, come scaiola. Se tutti, vedete, ci prendono per il culo. Mi fanno incazzare, a sua insaputa. Avete mai ricevuto dei soldi a vostra insaputa, voi? Mai. Gli hanno pagato il conto, chi gliel'ha pagato? Piscicelli. Chi è Piscicelli? L'imprenditore coinvolto nello scandalo degli appalti della protezione civile. L'imprenditore che la notte del terremoto all'Aquila se la rideva nel letto con un altro imprenditore per i soldi che sarebbero piovuti per la ricostruzione dell'Aquila. E
e che avrebbero preso loro. Vedete che sono tutti legati, signori. Non c'è una nuova classe dirigente, una vecchia classe dirigente, sono sempre gli stessi. Queste persone qui, questi tecnici, c'erano anche, cioè ci sono stati anche nei 20 anni precedenti, cioè quando non sono stati chiamati al governo, almeno come economisti, come tecnici, come giuristi, potevano intervenire sulle tante nefandezze che sono state commesse dai vari governi, di destra e di sinistra. No, sono stati sempre zitti, adesso anche loro, visto che sono diventati parte integrante del governo, cioè sono il governo, dice allora faremo, e fino a prima dove sei stato? Mario Monti e tutti i tuoi ministri, intendiamoci. Non si arriva da nessuna parte, signori. Cosa Nostra è la prima industria del paese. Fa girare per se stessa soltanto, intendiamoci, 65 miliardi di euro all'anno, 65 miliardi di euro all'anno. È l'unica industria che funziona in Italia. Tutte le altre industrie chiudono, gli operai sono senza lavoro e si suicidano, gli imprenditori non possono pagare gli stipendi degli operai e si suicidano, quelli per bene, gli imprenditori per bene, intendiamoci, quelli che hanno ancora un minimo di anima umana. Queste persone si suicidano nell'indifferenza generale, nell'indifferenza dello Stato, ma si sa, lo Stato quello che è diventato. Si suicidano nell'indifferenza delle istituzioni e quel che è peggio, si suicidano nell'indifferenza della società. Anche noi siamo diventati indifferenti alle persone per bene che si ammazzano. Perché se non hai un lavoro, se non hai i soldi per poter pagare i dipendenti, sei un uomo che viene privato della tua dignità interiore, morale. Quindi non dico che facciano bene a suicidarsi, però posso comprendere i loro disagio. Ecco perché vi dico che è cambiato tutto per non far cambiare nulla. Siamo sempre punti a capo. Dovremmo riuscire noi cittadini a ripensare ex novo tutto il paese. Dovremmo ripensare alle nostre idee, se abbiamo delle idee che riguardano il lavoro, che riguardano la politica, che riguardano l'ambiente, che riguardano la società in generale. Perché la società siamo noi, sono io, sei tu che stai guardando il video o qualcun altro, siamo noi. Ma vi ripeto, non sarà il governo Monti a tirare gli italiani fuori dai guai, scordatevi. Il popolo italiano dovrà salvarsi da sé, ce la farà? Me lo auguro. Se no, a un certo punto, come si dice, ma aspettiamo davvero questo 21 dicembre 2012 e meno, scoppia mezzo mondo. Se restiamo vivi, restiamo vivi. Se si muore, non c'è problemi, almeno, insomma, in gran parte è risolto. C'era uno sketch di Guzzanti che diceva la morte è risolta, no? Diceva, volevo comprarmi un'auto, super lusso, con il sedile in pelle, ultimo modello. Poi un giorno sono finito sotto il 47 barrato e sono morto. Via tutti i pensieri, via tutti i problemi, via la politica, la società, l'ambiente. Finito. Però se viene questo 2012 e qualcuno di noi casomai dovesse restare vivo, guarderà poi come organizzare il mondo che ci sarà, o quello che sarà rimasto del mondo. Allora forse magari, nella più completa e totale desolazione, quei pochi uomini che saranno rimasti penseranno davvero a un mondo nuovo, diverso, un mondo che possa funzionare per tutti e non solo per alcuni, un mondo dove veramente non ci siano più barriere mentali, interiori, di razza, quello che volete, un mondo diverso. Arrivederci.